decimo congresso regionale SIAP Abruzzo e Molise. Siamo con la professora Lessiani per parlare del contenuto di questo congresso. Immagino ce ne siano molti, ma su cosa si concentra in particolare? Il congresso di oggi della Società di Angiologia e Patologia Vascolare verterà, oltre che sulle solite patologie di cui trattiamo solitamente, quindi la malattia venosa, il tromboembolismo, l'arteriopatia, ci siamo concentrati in particolare sulla prevenzione cardiovascolare, quindi su tutte quelle abitudini di vita che sono così essenziali e così trascurate e che invece avrebbero un impatto particolarmente significativo sulla riduzione degli eventi cardiovascolari e della mortalità, quindi sospensione dal fumo, alimentazione, attività fisica, tutte cose che potrebbero ridurre fortemente l'impatto delle malattie vascolari perché sono tutte fortemente condizionate da questi eventi. Insomma, uno stile di vita sano per essere in salute. È sempre più evidente dagli studi clinici che uno stile di vita sano, quindi un'alimentazione sana, attività fisica, l'esclusione di alcune abitudini dannose come il fumo per esempio, sono assolutamente decisive nel prevenire le malattie cardiovascolari e migliorare la qualità della vita.